Buonasera Marina, buonasera ai telespettatori del TG8, Andrea Berardinelli ed io ci troviamo lungo Corso Umberto a Pescara, prima sera in fascia gialla per l'Abruzzo, tanta gente in giro come potete vedere, la maggior parte con la mascherina, non bisogna infatti assolutamente abbassare la guardia se si vuole restare in giallo, ma vado subito a dirvi i numeri e i dati del bollettino aggiornato dalla Regione Abruzzo sui nuovi casi Covid per questo primo febbraio. Sono 161 i nuovi positivi su 10.958 test tra tamponi molecolari e tamponi rapidi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale purtroppo a 1.470. Il numero dei dimessi guariti è più 209 rispetto a ieri, per un totale di 31.101. Invece gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.436. Andiamo a vedere ora il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, che è pari a 1.4% oggi. La pressione sugli ospedali, 401 i pazienti, più 18 rispetto a ieri ricoverati in terapia non intensiva, 47 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. E a proposito di nosocomi, siamo stati questa mattina all'ospedale Covid di Pescara, dove sono stati inaugurati gli spogliatoi per gli operatori sanitari e anche studi medici. Erano presenti rappresentanti delle istituzioni regionali, il presidente Marsiglio, naturalmente i medici come il direttore del Covid Hospital, il dottor Parruti, il quale ha detto chiaramente l'ospedale Covid è pieno, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Se si vuole rimanere, lo ribadiamo, in fascia gialla, bisogna continuare a rispettare quelle semplici regole che tutti conosciamo. Allora possiamo mandare i due contributi filmati e poi ti restituisco la linea, Marina. Questi sono i primi che inauguriamo, li inauguriamo non solo nel rispetto dei tempi, anzi in anticipo rispetto ai tempi contrattuali che erano stati assegnati, con un notevole anche risparmio sui costi, avendo condotto gare a ribasso che hanno fruttato questo tipo di risultati, la dimostrazione che si può lavorare in urgenza, in emergenza e con poteri speciali, mantenendo allo stesso trasparenza, economicità ed efficacia degli interventi. È un tassello ulteriore per potenziare questo ospedale Covid, che è il fiore all'occhiello dell'ASL di Pescara e dell'intero Abruzzo. Professore, qual è la pressione sull'ospedale Covid in questo momento? Purtroppo la realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. Per quanto riguarda le scuole, la preoccupano questi focolai? Ma io credo che la gestione che stiamo vedendo è una gestione molto razionale. Insomma, la scommessa era, se vogliamo fare scuola in presenza, attrezzarsi. La politica degli screening che il Presidente ha favorito, devo dire in modo molto forte, ci ha dato dei risultati importanti. Per Pescara abbiamo identificato 250 portatori asintomatici, che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo intensificato l'attività di screening sulle scuole e quindi è chiaro che il monitoraggio è fondamentale, perché laddove si determinino delle circolazioni iniziali dobbiamo intervenire con provvedimenti anche contenitivi perché tutto il sistema possa continuare a funzionare.